Ciao. Era un po' incerto se parlarvi di questo libro, che non è che mi abbia lasciato, però insomma ho pensato che potrebbe essere interessante. Stiamo parlando di questo libro, Piattaforma, di Michel Houellebecq. È un libro che è stato scritto molti anni fa, è stato scritto nel 2000-2001. E di che cosa parla? Di un parigino che è quarantenne, che lavora per un ministero della cultura, annoiato, cinico, amorale, che va in Thailandia in un resort, in un villaggio turistico. Questo villaggio turistico viene inserito in un gruppo, naturalmente. E all'interno di questo gruppo c'è una ragazza che a lui piace moltissimo, con la quale si instaura un buon rapporto, non succede nulla, però appena tornano a Parigi si sentono, si vedono e comincia una relazione molto stretta fra i due. Lei lavora in un'agenzia molto grande che si occupa di villaggi turistici, di turismo in genere. Ed era lì in Thailandia, in questo villaggio, non per conto dell'agenzia, ma insomma era uno sconto, quindi conosceva già questi villaggi. Allora anche lui, questo francese, entra in questo gruppo piccolo gruppo formato da lui, sta ragazza, è un collega della ragazza stessa, che ha l'incarico ad alto livello di riorganizzare tutta una serie di villaggi turistici in giro per il mondo. E li riorganizzano secondo una logica di, come dire, piacere, di carattere sostanzialmente sessuale. Quindi trasformano questi villaggi in qualche modo, parlando semplicemente, in bordelli. Sono villaggi sparsi nel mondo, tra cui la Thailandia, naturalmente, e la storia, insomma, è questa qui. Insomma, non ve la racconto, ovviamente, perché c'è una storia. Qual è l'interesse non estremo, diciamo, di questo libro? Primo, parla in modo molto crudo, ripeto, amorale di questi villaggi. Nel libro lui è fautore, molto favorevole a trasformare questi villaggi appunto in luogo dove la prostituzione si possa esercitare liberamente, a differenza di come era prima, perché secondo lui la gente vuole quello, no? Quindi parla in un modo molto molto anche diretto, con un linguaggio che lascia poco spazio alla fantasia nell'ambito sessuale, una caratteristica di Houellebecq, insomma, che ha sempre avuto, e parla della prostituzione praticamente. Quindi è interessante perché, insomma, ci fa vedere uno spaccato, però raccontato in un modo diverso, in particolare la Thailandia, ma non solo, perché la Thailandia è il luogo dove c'è un altro giro che fanno questi protagonisti in un altro villaggio, sempre in Thailandia, dopo che è stato trasformato. Ecco, quello che si ricava da questo è questo atteggiamento del protagonista, che troviamo un po' in tutti i libri di Houellebecq, questo linguaggio un po' al limite, anzi neanche tanto lo supera. I limiti della pornografia, perché appunto racconta in modo estremamente crudo il sesso, che non soltanto in questi villaggi, ma anche suo, di questa ragazza. Non disdegnano, per esempio, di frequentare luoghi dove ci sono scambi di coppie, eccetera, eccetera. Io questo libro l'ho letto perché era un po' indicato fra i libri di Mekong Story, no? Mekong Story, per quei pochi che abbiano visto la recensione, parla di questo giornalista, no? Che viaggia nel Mekong, e parlando della Thailandia, come dire, parla di una delle caratteristiche del turismo in Thailandia. Sia Mekong Story che questo sono ambientati intorno al 2000, quindi non so se è ancora questa la caratteristica della Thailandia, del turismo che si fa là, sospetto di sì, ma non lo so. E niente, per il resto, insomma,
Quindi se vi interessa conoscere un po' questo Helbeck, che ha scritto tanti libri, quindi uno l'ho recensito anch'io, mi pare Serotonina più recente, eccolo qua, piattaforma Michel Helbeck, vi faccio vedere la copertina. Io non so se la copertina di questo sia la stessa copertina che c'è nel libro cartaceo, però insomma vedete voi. Bene, buona lettura.